Oggi parliamo del tema delle sponsorizzazioni fatte da società ad associazioni sportive dilettantistiche. Sono queste sponsorizzazioni interamente deducibili dal reddito d'impresa? A che condizioni? Con quali limiti? Sono quesiti che le aziende alle quali viene proposta una sponsorizzazione in un settore sportivo possono legittimamente farsi. Cerchiamo allora di fare un pochino di chiarezza. La questione è abbastanza delicata, per quale motivo? Perché la norma fiscale attribuisce tali e tanti benefici alle associazioni sportive che le sponsorizzazioni da un lato sono interamente deducibili per le imprese, dall'altro sono quasi totalmente esentasse per le associazioni sportive. E questa asimmetria può creare, e ha creato in passato, l'incentivo a creare delle frodi, cioè delle false sponsorizzazioni. Va però detto che a norma di legge soltanto l'imprenditore può stabilire quali sono per lui le corrette sponsorizzazioni da effettuare e per quale importo. Detto questo, però, l'Agenzia delle Entrate in realtà spesso ha effettuato delle verifiche fiscali su queste voci, contestando delle volte da un lato l'inerenza e dall'altro la congruità di questi costi. Quindi il tema continua ad essere caldo e sarà bene per le imprese che legittimamente vogliono sponsorizzare delle attività sportive dilettantistiche documentare tutte le attività di sponsorizzazione effettuate e se possono anche di documentare gli eventuali ritorni. Naturalmente, come sempre in questi casi, occorre poi gestire la situazione con totale buonsenso. È ovvio che non posso investire 30.000 euro per sponsorizzare il torneo di calcetto della parrocchia. Se le cose però sono fatte con attenzione e documentate, è l'imprenditore a dover decidere chi sponsorizzare e quanto offrire in sponsorizzazione, perché solo l'imprenditore può sapere quanto vale per lui un evento sportivo.